Ma? Ma? Ho appena smesso di vivere. Accidente, è stato un brutto sogno o cosa? Sembra che tu stia ancora dormendo. Ma il lato negativo... Cosa? Sembra che tu stia ancora dormendo, ma è il lato negativo dell'essere deceduti? So che è tradizione dormire sotto le stelle prima del lancio, ma se vuoi la mia opinione vi rende tutti un po' nervosi. Successo? L'unica cosa che penso di aver capito è che il meteorite che io avevo trovato come l'intruso mi sa che ci ha leggermente colpito. Perché era tutto azzurro. Ok. Allora, c'è qualcosa di diverso stavolta. Perché? Non c'è musica. Ok, c'è la musica. Quelli sono i fratelli Cenere e Carbone, come cazzo si chiama? Sto cercando di capire. Ma non è obiettivamente semplice. Perché è tutto uguale, perché i codici di lancio sono gli stessi. Ma puttana merda, ma io le ho fatte ste cose. Forse non devo andare da lui? Forse non devo andare... dal tizio di... Ma che senso ha? Wow. Vomito, porca puttana. Dov'è luna argenta? Dove cazzo è Blue Dragon? No. Ah, adesso funziona! Ma? No, no, non distruggere la nave! Ok. Quello bisogna esplorarlo. Ma io prima voglio vedere... No! Ma quell'asteroide? Ehi là! Ma lui si è schiantato, tipo. Non si è schiantato su di me. Si è schiantato sul sole. Bro, non funziona! Bro, non riesco più a avvicinarmi! Piano, 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 piano! Piano! Come atterro su quella cosa lì? Ma io sono destinato a morire ancora! Porco Diaz, ma perché non va avanti? Ah, perché sto rincorrendo qualcosa che va molto veloce!
Allora, cioè, ma c'è il pilota automatico, ma ti rendi conto? Ma fa tutto lui allora. Ma vaffanculo. Ma easy. Wow. Eh no, sospendi pilota perché bisogna spaccare la stratosfera per atterrare a blu profondo, capo. Adesso! Questa è anche una base per riparare la nave. No, muoio! Ah, questa è proprio una base d'atterraggio. Ok. Sì, ma ragazzi, ma io penso che io debba fare in modo, cioè io devo interrompere che l'asteroide si schianta sul sole. Non pensate voi. Non funzionano i jetpack, non funzionano! È passato un piccolo uragano. Ah, ecco cos'era il problema. Sta per risuccedere, bro. Bro, si sta spegnendo il sole di nuovo. Sta per risuccedere. Sta per riaccadere, mi sa. Ma devi volare, con sta merda! Non vola, zii, non vola più. No, vaffanculo, voglio entrare in quella porta prima di morire! Ti prego! Bro, ma è normale che non vada su. Che è sta roba? Ok. Ah, ma non è eterno il jetpack. Un attimo, chat, un istante. Un attimo, amo. Un attimo che esplode. No, rientra, ti do la scritta scuola, password nuova, l'ho rifatta. Dammi un istante solo, che credo. Penso di stare per morire, Gloria. Fermi un attimo che scrivo la Gloria nuova password, perché stanotte mi hanno tipo inculato Netflix e quindi ho dovuto cambiare password nel puzzo. Ok. Ok. No, ho sbagliato. Ok, ce l'ho. Ragazzi, io non sono un maestro. Oh, sbaglio, sta laggando in maniera importante. Ok, ha tirato una frame laggata. Però, bro, ma perché sta frame laggando a bestia nel puzzo? Ti ho fregato, merda! Troppo vicino. Come non è tradotta? Sei un traduttore! Laboratorio della statua? Oddio! No, sbagliato. E io come apro sta porta?
Bro, devo parlare con... Devo parlare con Gabrone. Raga, ma... Non sono morto. Perché si è spento tutto e sono vivo? Bombola di ossigeno ricaricata, rilevati alberi. Alberi. Ok, bene. Infatti mi stavo per cagare addosso. Interessante che vicino agli alberi si genera ossigeno. Ok. A me sfugge solo come utilizzare i vari oggetti, perché tipo non va, ma va bene. Quindi sono in un punto del pianeta diverso rispetto a dove ero prima. Come se gli uragani li attivassero. Ehi là. Stasera proveranno le statue della memoria. Follox dice che potrebbe essere pericoloso, ma perciò non possiamo assistere. Lami. Ma se invece di usare la porta ci intrufolassimo dall'altra parte, qualcuno vuole venire con me? Follox ci ha espressamente detto di non farlo. Anch'io vorrei tanto assistere ai test, Lami, ma è un rischio troppo grande, non vorrei farlo. Forse Flox ci farà assistere a un test più avanti. Quindi c'è una porta di servizio. Ehi là, lì ci sono i pulsanti. Sonda! Mi sa che stiamo per morire. Ma che cazzo dico? L'asteroide non colpisce il sole. È il sole che semplicemente finisce di bruciare carbonio e si spegne e fa la supernova. Ecco perché l'azzurro. E io come cazzo attivo sto robo? Sì, ma è successo... Come faccio a impedire che ciò accada? Anche perché... Ah, le statue della memoria fanno rimanere la memoria al mio personaggio tra una vita e l'altra. Che ruotava? Ah, un labirinto.
Benvenuti sul profondo gigantesco. Amici, mi emoziona il pensiero che incontrerete le mie statue. Se non sono nella mia dimora, probabilmente sono sotto al mio laboratorio dentro l'isola. Porca troia! Flonks! Io non posso raccogliere questa cosa. Però non avviene più la supernova. Cosa faccio questa cosa? Come faccio? Ha capito? Quindi, cos'è questa roba qua? Certo, io non vedo il sole. Io non vedo il sole perché giustamente c'ho la stratosfera d'acqua che non mi fa vedere il sistema solare. Certo. Chiaro. La mia nave è qua sotto. La mia nave è qua sotto. Eh già, però secondo me mi spezzo le gambe. Già. Dici se non provi, Mattia. Scusate. Ma quindi di qua c'è l'ingresso al laboratorio. Al laboratorio. Del laboratorio. Adesso ringrazio le sub, datemi pazienza, ragazzi, che se mi distraggo qua è finita. Muori, eh. Lui ha detto che c'è un altro ingresso, però. Cazzo fai? Temo stia per supernovare il puzzo. Basta! Madonna, che due coglioni! Mi sa che è finita, no? Sì, entro in un uragano. A parte farmi laggare a bestia. Uragano! Grande citazione di Shaolin Soccer, eh? Veloce! Entro nell'uragano! Tanto morti siamo morti, nel senso. Temo di essere dentro, ma sto per sboccare, però, porca troia! Scelto il pianeta più brutto per iniziare questa esplorazione dello spazio di Outer Wilds Brodel, eh? Mi piace che ogni tanto indichi e c'è
Vabbè, ragazzi, è finita. Ah, ma posso... L'intruso entra nel sole. Posso morire? Devo aspettare che supernovaizzi? Sì, ma temo sia un segreto da risolvere sta cosa della supernova anche. Mi sa che sta accadendo. Wow! Credo che questa sia la musica della morte. Yuhuu! Ok. Il problema è che non c'ho più niente adesso. Ora sono veramente destinato a morire. Purtroppo. Vai! Annuncio ritardo. Il treno dell'Hype arriverà in ritardo a causa dei numerosi ritardi precedenti. Ci scusiamo per il disagio e per il ritardo. Ciuf ciuf. È passato qualcosa davanti al sole prima che io morissi. C'è stato un'eclissi. C'è stato un'eclissi che ha quasi evitato che io morissi. Per tua fortuna sono un anello temporale, perché altrimenti di me non sarebbe rimasta nemmeno l'ombra. Ringrazio. Sono deciso a terra per motivi di salute, perché non ho idea di cosa tu stia parlando. Che cosa è stato? A cosa è passato di fronte a noi mentre il sole tentava di esplodere? Ma soprattutto, ma se io vado nella statua? Ok. Se io vado nella statua, che cosa accade? Questa gravità è tanto bella, eh. Yuhuu!
Ok. Ok. Loro si nascondono. Lui mi dà le cose. Molto intriguing. Ci sono molti enigmi da risolvere in codesto videogioco videoludico, eh? E al momento direi che più vado avanti, peggio diventano. Bro, ma perché non ho... Ah. Tu mi devi dare un oggetto, vero? Perché non mi dà l'oggetto? Cosa devo chiedergli? Che gli devo dire? Ah, perché ho fatto lo stesso dialogo. No, non lo so perché non mi ha dato l'oggetto. Forse perché... Forse è questo l'oggetto. No. Ma mi hai tirato un sasso addosso! Ma che sei, coglione! Come faccio a prendere questo oggetto? Sarebbe forte se potesse spararla. Mi serve l'oggetto per rilevare quella roba là. Alla prossima volta che muoio parlo con lui e chiedo qualcosa di diverso da quello che gli ho appena chiesto. E forse mi fornirà ciò che, di cui ho bisogno. Attenzione, momento della verità. La statua ha aperto gli occhi. Scommetto che avresti voluto vederlo anche tu mentre succedeva. Sono ancora ben lontano a capire cosa sta succedendo a questa statua. Ma veramente non gli posso dire, bro, l'ha aperta di fronte a me! Questa la devi vedere, gli occhi della statua si sono aperti. Prima erano chiusi. Ma adesso sono aperti. Dovrebbe dirlo a Gabbro, forse a Riebeck. C'è ancora la pietra magica. C'è ancora la pietra magica. Brumè, sto perdendo tempo. Io sto perdendo tempo. Adesso il sole esplode fra poco. Tramonto! Aia. Tra molto meno di quanto dovrebbe. E io devo... E non posso perdere tempo io. Io ho il tempo di una vita per risolvere il gioco. Da queste parti vanno a fuoco frequentemente. Ok. Cioè io non posso perdere tempo. Ho tipo l'equivalente di quanto? Di 5 giorni di vita? Quanti soli vedo tramontare sulle varie città prima che il sole collassi? Ma soprattutto che serve questo allora? Se non è l'ora. È il tempo che passo a dormire, forse. Propulsione jetpack. La propulsione jetpack può essere azionata manualmente premendo il pulsante. Ok.
Blocca lo scorrimento del tempo durante la lettura del testo tradotto. Blocca lo scorrere del tempo registro della nave. Ehi, 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 ehi. La professione Jack può essere azionata manualmente premendo il pulsante apposito. O automaticamente tramite una qualsiasi spinta verso l'alto. In questo modo, se io spingo verso l'alto, si attiva. Bene. Il traduttore viene equipaggiato in automatico. Bene. Blocca lo scorrere del tempo. Durante la lettura di un testo. Blocca lo scorrimento del tempo durante l'utilizzo del registro della nave. Blocca lo scorrimento del tempo mentre parli con altri personaggi o leggi diari. Ma sono meccaniche di gameplay che mi permettono di giocare il gioco meglio. Cioè, non è un problema se li attivo, intendo, no? O va disattivato. Vi chiedo. Tipo, io prima, mentre parlavo con Flautoman, in realtà stavamo morendo, quindi forse è giusto che non sia attivo. Ok. Grazie. Bisogna andare su Termo Urano, ragazzi. Siete pronti? Let's go! Vai! No, vai, vai! Vai! Ora frena! Ok, ok! È qui dove che si va! Va bene! Mastro Geppetto, porca puttana. Ma qua se vado qua esplodo, zii. Ok, ok, ok. Dobbiamo parlare col tizio, capo. E lui è la soluzione delle nostre chiavi di mistero. E questo è il suono del flauto, pensavo fossero delle radiazioni. Sta succedendo qualcosa di molto strano. Pensi che siamo in un anello temporale? Sì, è la cosa più sensata. Perlomeno si tratta di qualche tipo di anomalia temporale. Difficile stabilire cosa sta succedendo alla forma del tempo esattamente. Ma per ora vada per anello. Quindi siamo gli unici a sapere che siamo in un anello temporale. E se lo dicessi agli altri, nessuno se ne ricorderebbe fino al prossimo anello. Che è successo? Forse a causa del fatto che abbiamo avuto un intenso contatto visivo con una statua anomai? Ogni volta che muoio rivedo i miei ricordi. Proprio come è successo quando la statua non mai sulla spiaggia ha aperto gli occhi e mi ha fissato. Allora, niente statue che brillano e nessuna percezione di anelli? Penso che sosterrò questa teoria. Se scopri qualcosa di nuovo sulle statue e l'anello temporale, fammelo sapere. Mi troverai qui. Ho trovato qualcosa. Che mi racconti? In realtà non importa. Ma vaffanculo! Ah, perché non ho ancora trovato niente. Certo. Che ci fai fuori? No, davvero. Ma che facciamo qui? Sto scherzando. Sono qui per esplorare il nostro sistema solare, proprio come te. Lo spazio ti fa davvero riflettere. Qui è tutto così silenzioso e pacifico. Insomma, di solito è tutto silenzioso e pacifico. Però ogni tanto arriva un ciclone e scaraventa fuori dall'acqua della mia piccola isola paradisiaca. Il risultato è tutto meno pacifico. Cosa c'è da esplorare? Ogni volta che si comincia un anello temporale, continuo a vedere un lampo luminosissimo in cielo. Sta succedendo qualcosa nell'orbita attorno al pianeta. Hai esplorato l'isola della statua? La chiamata così è l'isola dove si trova statua non mai che brillava. Comunque tutta la faccenda della statua che brilla è successo mentre ero in spiaggia sull'isola. Una spiaggia niente male per le cose del genere. In base a scala un relax di gabbo direi 7 su 10. Stiva di andare a vedere l'isola. È formata di isole collegate da un arco di roccia. Insomma, più o meno collegate, vedrai. Che succede? Lo so. Intendi dire che c'è di più, capito? Beh, profondo, gigantesco e un enorme prevalentimento ricoperto d'acqua. E fin qui niente di nuovo. Al di sotto della superficie c'è una corrente molto forte che impedisce qualsiasi cosa di affondare. Credimi, le ho provate tutte per attraversare quella corrente, ma nessuna delle mie idee ha funzionato. Per quanto riguarda le terre emerse, ho contato 4 isole, inclusa questa. C'è anche quella statua anomai che ho visto sulla statua.
sulla spiaggia. Hai visto i cicloni? Difficile non incontrarli. Mettono a soqquadro tutto quello che incontrano nel loro percorso, isole comprese. Un piccolo suggerimento: se ne incontri uno che ti acchiappa, cerca di atterrare nell'acqua. Ci sono meno probabilità che ti uccida. E infine, dov'è la tua nave? Si trova sicuramente da qualche parte su questo pianeta. Voglio dire, a meno che non sia da qualche parte nello spazio a causa di un ciclone, sarebbe pazzesco. Spero che non soffra troppo la solitudine. Ok, oh là là! Minchia, devo ringraziare una valanga di sub, ragazzi. Portate pazienza, ma mi sto intrippando e ho bisogno di andare avanti, perché se interrompo il flow, la mia testa dice: bro, ok, da adesso in poi non capiamo più niente. E se partiamo dal fatto che già adesso io non stia capendo niente... Bro, un falò! Un marshmallow. Serve per far passare il tempo. Probabilmente ci sono delle cose che si attivano solo... Porca puttana, che paura. Solo quando sta per avvenire il momento supernovico. Quindi io faccio passare il tempo dormendo affinché, capito? Beh, io ho capito, se non avete capito dovete svegliarvi, perché è molto semplice. Oh oh. No, no, no! No, no, no! Sta avvenendo la supernova! Eccola la nave sua! La sua nave è qui! No, ti prego, non adesso, non adesso! No, sto per precipitare. Io questa cosa della... No! In acqua, in acqua! Io questa cosa... Ehi là! Oh, bro! E quelle meduse gigantesche e mastodontiche enormi? Bro, no, talassofobia. No, la mia nave! Dei, sono talassofobico io! Oh. Bro, bisogna andare dentro al blu profondo poi, un giorno. Ma mi ha spostato tutto! Ma che bordello! Dov'è la mia ricarica di jetpack? Vediamo se ho nuove informazioni. Ah, lampo orbitale abissi oceanici. Ogni volta che comincia un anello temporale, Gabbro vede un lampo luminosissimo in cielo. Sta succedendo qualcosa nell'orbita di profondo gigantesco. Gabbro dice che al di sotto della superficie dell'oceano c'è una corrente molto forte che impedisce a qualsiasi cosa di affondare. Bro, voi lo sapete che io guarderò tutti i punti di domanda che si andranno a creare in questo videogioco. Io li esplorerò tutti! Contro la porta danneggiata per accendere l'idolo, ho trovato un cartello con scritto laboratorio della statua. Dei bambini dei bambini avevano deciso di aggirare la porta dell'ingresso. Il laboratorio della statua, sgattaiolandosi dentro, attraversando un percorso alternativo, ma più pericoloso. Da una delle caverne che si trovano in cima all'isola si vede una grande caverna. Al fondo della caverna è pieno d'acqua. Ok. Ok. Capo, è il momento di trovare l'ingresso della statua per il puzzo. Allora, aspetta. Ok. Let's go! Ma? Oh oh. Oh oh. Ma? Materia ectoplasmica. Basta non toccarla, no? Non mi serve lo strumento per vedere la materia ectoplasmica.
No! Sta andando a puttana la gravità. Boni, fermi tutti. Calma, calma. Peace. 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 Però la sua nave è qui, però, eh. O è la mia nave? Chissà. Piano, 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 piano. Piano, piano, piano. Ok. Così che si fa! Bro, ma che cazzo è sta roba? Accendi il falò. Schianti 2. Notazione numero Bo. Dritto fino al nucleo. Considerate conquistato profondo gigantesco. Sei stato feldispatizzato. E feldspad. Non per vantarmi, questa è stata le mie prese più spettacolari. Non ci credo, non ho preso la scossa. Non vedo l'ora di raccontarlo a Scogliocorno e Gossan. Sembra la forza bruta non sia sempre la soluzione. A quanto pare è rimasto il più grande. Rovo scuro, sto arrivando. Un piccolo campo minato, Sto cercando di capire perché sono congelate loro. Quella è la mia nave? Che cazzo ci fa lì la mia nave? Ok. Scusami, eh. Qual è lo scopo di questa caverna? Quello di farti morire è lo scopo di questa caverna. Ok. Quindi io ogni volta... Ah, ma questo è finto, tipo... No! Sbagliato dato. Va bene, va bene, va bene, va bene. Sì, ma la mia nave è là. È un po' scomoda. Non credete? Eh? Ah, io stai passando di là morivo. Azzerantibus. Hai capito dove stava l'inghippo?
che io ho superato senza nemmeno farci caso. Perché sono più forte, porcaccio il cazzo. Ora ho bisogno di andare a casa mia, però. A legno ferro, sono morto. Bro, questa cosa di questo pianeta è che quando cadi sei nella merda, è proprio una merda, eh. Dai, ma questo pianeta fa cacare! Dio buono! Ma poi soffro di talassofobia, io, puttana il cazzo! Mi cago addosso a guardarmi giù, io! Per questo non devo... Ehi! Tu puoi essere la mia salvezza! Let's go, let's go! È così che si va nel cielo! Andiamo, rovo scuro! Un sacco di carburante per poi rendermi conto che era veramente tanto lontano il posto, ragazzi. Entra dentro e usalo come lampa di lancio. Bro, basta però, ti prego. Cioè, questo pianeta è veramente orribile. Perché proprio gabbro mi sono scelto io? E pim. Ma non c'è modo di resettare e di morire. Perlomeno non muoverti! Ma perché l'acqua nei videogiochi? Qualcuno... Chi cazzo ha pensato la prima volta che l'acqua nei videogiochi sarebbe stata una bella idea? E niente, niente. Lì io ci sto andando incontro, ragazzi, è che scappa quella merda. Fugge questo bastardo. Zia, ho scelto veramente un pianeta orribile io, eh. Stai attento, aspettiamo un tornado che si avvicina e andiamoci incontro. Credo che questo si stia avvicinando. No! Cioè, è pazzesco, sono equidistante da tutti i tornadi, eh. Questo mi ha preso! Ok. Oddio, sto cadendo a testa in giù. No, zi, basta. Se la nave è dall'altra parte del pianeta. Bella. Ti spegni fra quanto? Secondo me siamo tipo al secondo stadio di Nova. Ci vuole un po'. Il carburante critico, ma speriamo! Guarda, guarda, zi. Perennemente in cielo. Dai, finiamo il carburante e moriamo. Yuhu! Sessanta secondi. Signori miei, the time to die has come.
Ok. Veloci! Non perdiamo tempo. Diretti su blu. Acqua. Anzi, facciamo così. Ringraziamo i sub. Let's go, let's go. È giunto il momento di entrare su blu profondo. Dov'è blu? Mia! To battle! Alla velocità massima, let's go! Bisogna trovare l'ingresso per quella merda di statua del cazzo. È importante! Perché quei bambini del cazzo... È importante sapere perché ci ricordiamo le cose quando stiamo per morire. Non me ne frega un cazzo, tu vai dritto dentro il cazzo di mondo di fuoco. Anzi no! Piano, 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 piano! Questo è tutto tranne che piano! Piano. Oddio, ma questo è grandissimo! Porca la puttana! No, 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 no! Chill. Sgancia, sgancia blu profondo. Ok, entra in blu profondo. E adesso chilla però. Girale, girati, girati. Ehi, 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 che so... che è sta roba? Ma le isole sono cadute. Ma? Fium. Questo cos'è? E quello cos'è? Parcheggia. Aspetta. Ah, potete dire veramente tutto di me, ma non che non sia un bravo navigatore. Via. Slaccia cinture. Equipaggia nave. Deposita. Signori, tempo è poco, il sole sta per esplodere, troviamo accesso alle mie inconsci mnemonici, come cazzo si chiama. Albero, non mi interessa. Oh là là. Oh oh. Boh, adesso poli. Allora. Eccoci qui. Aha! Ecco, abbiamo completato la costruzione del modulo finale del cannone orbitale lanciasonde. E siamo pronti a mandarlo in orbita attorno a profondo gigantesco per la fase di assemblaggio. Il nostro prossimo passo sarà mandare Privet sul cannone orbitale lanciasonde e installare il sistema di tracciamento della sonda. A tutti i miei amici presenti qui nel cantiere, avete la mia gratitudine per il vostro lavoro instancabile. Avevo perso le speranze, ma credo davvero che questo cannone possa davvero riuscire, lì dove altri tentativi hanno fallito. Stai forse diventando sdolcinato, tesoro. Quello che hai detto mi rende felice, ma non è da te. Ma il cannone col dollo delle sonde è quello che abbiamo noi. Se sono Melenso, la metà di Mallow e Avens, quando sono insieme, Daz ti autorizzo a lanciarmi
dal cannone orbitale lanciasonde. Daz conosco mio fratello, Avens, e la sua consorte. Vorranno lanciare la sonda a tutta la potenza possibile. Sono preoccupato che il cannone possa rompersi. Propongo di impostare la potenza leggermente sotto il massimo, senza dirlo ad Avens e Mallow, così avremo margine di contenere il loro entusiasmo. It's time to shine, motherfucker. Queste sono delle bolle a gravità zero. Quando tutto il mondo va a puttane, queste sono delle gabbie di stasi. Ah, è questo il cannone sparasonde! Bro, ma è quello dove io prima ho parcheggiato la nave! È dove io ho fatto il mio primo viaggio spaziale! Ehi là, lo sapevo. Ok. Andiamo a destra nella vita prima. Però qua era pieno di nomai. Pieno. Wow. Porca troia. Porca troia, Samir. Lì di fianco c'era un falò, però. Conviene attivarlo il falò. Potrebbe esserci utile per mandare avanti il tempo e avere delle informazioni diverse. Oh, lì c'è roba anche, eh? Oh, c'è roba ovunque qua, cazzo. È che ho poco tempo per scoprirle. Sta cosa ti mette fretta, non è proprio bellissima sta cosa del tempo, eh? Che hai un tot di giorni prima che il sole collassi. Raccogli vuoto fragile pietra proiezione. What? What? Pietra proiezione. Questo va inserito da qualche parte qui in giro e ti fa appunto da proiettore di informazioni di vuoto sideral. Come si chiama? Vuoto fragile è peraltro quello più... No! Quello si chiama rovo funesto. Come cazzo si chiama quello? Era vuoto fragile l'ultimo, no? Il pianeta più lontano. Era vuoto fragile. Eccolo qua. Madonna, se sono potente, cazzo! Io, Konoi e Daz stiamo sollevando in orbita dei componenti per assemblare il cannone orbitale e uno di questi è sprofondato sotto la corrente. Cassava mi ha convinto a provare a ricreare il fenomeno usando altri componenti del cannone, ma noi eravamo curiosi di capire cosa era accaduto. Come ha potuto qualcosa attraversare la corrente? È la mia gratitudine per aver posto questa interessante domanda. Che emozione. Spire... Porco. Spire ha costruito il modello di profondo gigantesco qui, all'osservatorio sud di vuoto fragile. Così possiamo spiegare come può un oggetto scendere sotto la corrente. Merda, dobbiamo andare a vuoto fragile a scoprire perché su profondo gigantesco succedono ste robe. Connor, non riesco a capire la risposta guardando attraverso la pozza della proiezione.
Se vengo all'osservatorio potresti spiegarmela? Se non ti dispiace fare il viaggio fino alla superficie del polo sud, sarei felicissimo di vederti. Ci sono due sentieri, uno dalla parte di Brittle Hall Gravity Cannon, l'altra di Tower of Quantum Knowledge. Ci stanno dicendo dove andare. Ah, vuoto fragile. Conoi, avresti dovuto vederlo. Pensavo fosse impossibile che uno dei componenti del cannone scendessero anche solo in parte sotto la corrente. Invece il nostro è precipitato fino al nucleo. Devo scrivermela questa. Tanto il tempo è fermo finché io faccio i miei cazzi, no? Vuoto fragile. Se non ti spiace fare il viaggio fin sotto la superficie del polo sud, polo sud, sarei felicissimo di vederti. Due sentieri. Uno a Hollow Gravity Cannon. Ma perché questo è in inglese? E uno a Tower of Quantum. Ok. Ok. È importante questa cosa. Ehi là! Proiezione di cosa questa? Modulo di controllo. Cosa cazzo è successo? Cosa è successo? Ok, vuoto fragile, grazie. Ah, flashbeccato! 8 minuti e 41 secondi fa, sonda a lungo raggio lanciata sul cannone orbitale a sonde. 8 minuti e 45 secondi fa. Oh oh. Ok, il tempo scorre qui. Questo non è un messaggio, questo è un qualcosa. Questo è qualcosa che sta accadendo adesso. 9 minuti. Se il cannone a sonde con un nucleo 2 e 3, tipo. Forse è questo un pezzo del cannone, mi sembra un po' strano. Oh oh, arrivano i cazzi. Queste sono delle camere anti-tornado, vedi? E anti-gravità. Perché adesso ci ha sparato fuori dalla gravità, non so perché. Grazie mille Albo per i 16 mesi, bentornato amore, grazie infinite amore mio Exod, grazie per il mese più importante, ovvero il secondo, grazie per essere un bergamasco, grazie a Daphne per i 7, ciao Poli, sono andato al concerto di Tolosivita e ringrazio tutti i Poli, se il puzzo è stato molto bello, è falso, non esiste la canzone si va a letto Sturni Olong, e grazie a Shin Money per i 7 mesi, un bacione enorme Shin, grazie mille per essere un Tower of Quantum. Io credo di aver esplorato abbastanza bene. 10 minuti. Quanto durerà un anello temporale? 20? 30? No, meno di 30. Meno di 30 dura l'anello. Dura 25. O oh, tipo un numero a cazzo, tipo 21 e orco Diaz. Devo andare di là. Tipo 21 e 31 secondi. E quel numero lì che risulta è importante poi. Capito, orco. Ok, ma non è un problema. Io devo andare di là. Vabbè, diciamo che questa volta ho fatto buona esplorazione. Up.
problema è che ogni volta che vado in giro si aggiungono ulteriormente posti. Adesso saremo... Cioè, il fatto è che quindi... All'interno dell'anello temporale... Peraltro il cannone è fatto ad anelli, non vorrei che sia casuale la parola anello. Si attivano... delle cose. Come per esempio si attivano le cose riguardanti la sonda lanciata nell'iperpuzzo. Quindi forse è importante tenere traccia di cosa accade quando. Tipo la sonda è stata lanciata 8 minuti fa, ma è quando effettivamente è ricominciato il mio anello temporale? Isola del Rovo. Feldspato. Cantiere. Scoperta della corrente oceanica. Osservatorio meridionale. Scusami. Feldspato ha fatto rotta su Rovo Oscuro dopo aver raggiunto il nucleo di profondo gigantesco. Dobbiamo trovare il modo di entrare negli abissi e soprattutto questo. Completare la costruzione del modulo finale. Lanciare un'orbita. Ho usato delle pozze di proiezione di Neumaio. Ho visto l'interno di una base spaziale. Mazza. Ho visto l'interno di una base spaziale in orbita intorno a profondo gigantesco. Ogni volta che comincia un anello temporale, Gabbro vede un lampo. Quindi io devo andare attorno al pianeta adesso, forse? No, dobbiamo ancora entrare nella statua noi. Ma ormai questo anello ha vita breve. Proviamo a parlare con Gabrone. Ma vaffanculo. Ma andasse a fare in culo la telecamera. Andasse a fare in culo la telecamera di merda. Vabbè, se siamo qua però riparlano. Ma che cazzo gli dico a lui? Cioè, un par di anelli. Meno male che non sei stanco della pioggia, eh. Ho trovato qualcosa. No. Come fai a mantenere la calma nonostante le morti? Un bel respiro profondo, no, davvero, sto meditando. Insegnami, chiudi gli occhi. Ah, mi sa che sono morto. Ho interrotto il sole prima che questo esplodesse. Cioè, va bene, forse è meglio. Forse è meglio. Forse è meglio perché tanto adesso dove devo andare ho bisogno di più tempo per farlo. Quindi è un bene, secondo me, che io ricominci da... Ma non è che mi tiene traccia. Stavo dicendo, non è che mi tiene traccia da qualche parte del tempo. Avendo io meditato... Adesso posso... meditare fino al prossimo ciclo. Ok. Ok, quindi se sento bisogno di dover studiare meglio qualcosa... o di avere bisogno di tutti i 25 minuti del ciclo, lo posso fare. Prima di andare avanti, andiamo avanti un attimino su cuore rabbioso qua, perché c'erano delle cose intriganti qua in giro. Con intriganti intendo questa cosa qui. What? Ah, è Tectite! Sassolino, pensavo che oggi partissi per lo spazio con quel barattolo. Cosa ci fai ancora qui? Io ho visto qualcosa schiantarsi all'orizzonte e non mi è piaciuto ciò che ho visto nelle foto inviate dal piccolo scout. Perciò ho pensato di venire a dare un'occhiata alla di persona.
Cosa è precipitato? Non so cosa sia esattamente, sembrerebbe qualche tipo di seme, ma non ho mai visto niente del genere su cuore legnoso e credimi, in passato non ero niente male come esploratore. Pensi che possa essere di origine aliena? Sembra piuttosto qualcosa che potrebbe provenire da rovo oscuro. Di quello in che cosa si tratti, ha attecchito in fretta. Questa roba è qualcosa che non va, Sassolino, questo è certo. Chiederò a Marla e Hal di lavorarci su, sarà meglio occuparsi di questo disastro il prima possibile. E chi può farlo meglio di un boscaiolo? Prima però devo dare un'occhiata a questo seme per capire cosa contiene. È una pianta potenzialmente pericolosa e non voglio che nessuno la tocchi prima che ho un'idea precisa di quello che può nascondersi all'interno. Tufo può aiutarmi a trasportare qui il vecchio lanciasonde. L'apertura è troppo piccola perché possa entrarci qualcosa. Ad ogni modo questo seme ha un aspetto così sgradevole che non ho intenzione di infilarsi dentro le mani alla cieca. Ci si potrebbe rimettere un braccio o due. Abbiamo una nuova subquest. Ha causato un bel po' di danni da quando si scantava. Mi piaceva questo cratere. Ho bisogno di qualcosa? Sei sicuro che non provenga? Ok, mi dice le stesse cose. Abbiamo bisogno del nostro amico. È attecchito piuttosto in fretta? Sì, guarda che roba. Io direi di andare da Marsala e attivare il boscaiolo, venirgli a dire che è il caso che distrugga... distrugga tutto. Non è facilissimo guidare questa roba, eh? Però dai. Tutto sommato. Ah, è questo l'albero che quell'altro vuole tagliare. Ehi là, ma qua c'è una grottona. Più o meno, dai. Dai, più o meno, più o meno. E qua non c'è tempo da perdere, amici miei. Non c'è tempo da perdere. Non puoi stare a cercare i segreti come i coglioni qua. Oh. Il gioco bisogna agire. Non è un gioco da brodo. Scusa? Porco... Nell'antica radura, l'ombra silenziosa, oltre la vecchia corteccia, sempre al buio. Ma che cazzo è? Bro, ho paura che mi jumpscare malissimo. Io vado fuori di testa, eh. Thank you.
Le oscillazioni quantiche. Ho capito. Oltre alla vecchia corteccia, l'ombra silenziosa, nell'antica radura, sempre al buio. Oltre alla vecchia corteccia, sempre al buio, puntano nella stessa direzione. E l'ombra silenziosa nell'antica radura, uguale. C'è una cosa che mi sta intrigando non poco. Anche questo cartello qua è fatto di quel materiale lì. Vedete? Che qui, i cartelli qui, anche questo in cartello è fatto di quel materiale strano lì. Porca troia. Io come cazzo decifro questo enigma, ragazzi? Cioè... come cazzo posso decifrare questo enigma? Porca troia, le mie gambe. Raga, io mi auguro di non avere elementi al momento per poterlo risolvere, perché per il momento mi sembra impossibile capire qualcosa, onestamente. Cioè, faccio veramente fatica a comprenderci qualcosa. Oltre la radura. Forse ho bisogno di scoprire quelle oscillazioni lì quantiche, qualcosa per comprendere meglio quelle pietre lì che si spostano in maniera strana. Proprietà di certo. Ho rilevato un segnale sconosciuto che sembra provenire dal boschetto all'interno di questo cratere, molto simile al segnale emesso dalla luna quantica. Per cui mi sembra logico pensare che tra i due segnali ci sia una correlazione. Finora nessuno è stato in grado di atterrare sulla luna quantica, per cui non ne sappiamo molto, ma forse studiare il segnale proveniente dal boschetto ci aiuterà a saperne di più. Azz! Quindi devo giungere in questa luna quantica. Mi sa che muoio? No. Molto bene. Molto bene. Dov'è? Bosco quantico, luna quantica. Nessun temporiano è mai atterrato. Questo boschetto è uno strano fermo, una roccia sembra muoversi. Quando non lo guardo, il frammento emette un segnale della frequenza delle oscillazioni. Su uno degli alberi del boschetto ho trovato lo scritto di un poema. Merda. Questo è intrippante a bestia. Questo mi intrippa un bel po'. Veramente un bel po'. Questo mi intrippa veramente tanto, eh. Ho mille cose da fare, ragazzi. Cioè, c'è chi mi ha detto che questo gioco potrebbe durare 10 minuti. Non riesco a capire come sia possibile. Sia la luna quantica quella? No.
Secondo me è importante anche usare la fotocamera sotto di me. Come cazzo si attiva quel robo lì? Cioè, è come se fosse un Metroidvania totalmente aperto. Eccoci. Tempesta mnemonica mondiale che sfancula tutte le gravità del mondo. E man mano che scopri le cose, poi vai ad attivarle. Ma? E questo cos'è? E quello cos'è? Basta! Aha. Chiuso per incendio. Il vecchio torre radio, pur continuando ad essere un importante punto di riferimento, è sfortunatamente chiuso a causa di un test di volo non autorizzato di un modellino di razzo particolarmente potente. Speriamo di ripristinare la torre radio in futuro, ma al momento tutti gli interventi costruzioni congiungono l'ambiente del museo dell'osservatorio. Facciamo tutte le nostre scuse. Curatore del museo. Ok. Giustamente noto di dire Matti. Che bastardi. Cazzo! No, mi sa che mi manca qualcosa. Mi sa che mi manca qualcosa per attivare questa antenna qui. Richiede prima la quest del falegname per disboscare il seme. Bro, ma questi segni... Oh, che sta succedendo? Ah, mi sa momento gravità, luna, sole, infranto, queste cose qua. Piano. Piano, piano. Parcheggia bene qui, dai. No. No! Fanculo. Ma quella gravità è una bomba, cioè sta tutta qua è una bomba. In questo pianeta, in cuor legnoso. Fuori una merda. L'unica roba che dico è, ma perché ci sono tutte queste rovine qua? Ah beh, qua mi servirà uno strumento che mi permetterà di leggere tali rovine bianche. L'ho visto, capo. Porta pazienza, l'ho visto. Fammi fare un check al volo. Ok. Merda. Temo di stare distruggendo la mia nave. Merda. Ah, questa... Assurdo. L'acqua ti spinge giù. Chi se lo sarebbe mai aspettato, porca puttana. Oh.
Ehi là, ehi. E qua dove siamo di bello? Oh oh. Sito minerale 2B. Ok. Sapevo che cuor legnoso nascondeva qualcosa di strano. Lo sapevo che questo posto nascondeva qualcosa di strano. Ne ero veramente certo. Non riesco a credere quanto minerale serva per il progetto Gemello Cenere. Bro! Gemello Cenere è creato artificiale. Con questo minerale per le altre torri. Questo non è il minerale che le altre torri. Questo non è il minerale per le altre torri che vanno costruite su Gemello Cenere. Le torri completamente che ho visto sono piuttosto grandi. Per cui i materiali vengono estratti da... Che fa? Perché mi punta di là? Vengono estratti da Gemello Cenere. Il minerale che stiamo estraendo qui verrà impiegato nella fabbricazione di un guscio protettivo spesso e robusto che sigillerà fisicamente il compartimento all'interno del nucleo di Gemello Cenere. Sono tranquillizzato dalla scelta del nostro clan per usare il minerale di cuore legnoso esclusivamente per la costruzione del guscio. Se eventualmente la vita del pianeta dovesse evolvere fino a un punto tale da sviluppare conoscenze metallurgiche, sono certo che non avremo intaccato le loro abilità nel sfruttarle. Se stanno sigillando tutte le entrate, il nucleo non si sentirà solo. Pensavo fossi deciso di vietare al tuo apprendista di fare battute, Coleus. Ma in questo modo non migliorerebbe mai, no? Di Gemello Cenere è creato principalmente da i materiali di cuor legnoso. Giusto? Minerale di cuor legnoso solo per il guscio. Quindi il guscio si usa cuor legnoso. L'interno invece li estraggono dal gemello. Ok. Va bene. Ehi là. Ok. Ok. Maschere. Alla mia gratitudine per l'ultima spedizione, Oeno. Questo minerale dovrebbe essere l'ultimo di cui abbiamo bisogno per il progetto Gemello Cenere.
Una volta terminato il guscio che sigilla il compartimento centrale, ci assicureremo che sia più possibile accedervi fisicamente con da altri accessi. Remy e io controlleremo sia l'interno che l'esterno, non ci siano crepe. Questo escluderemo i controlli di sicurezza. Sono notizie emozionanti. Posso offrire degli occhi aggiuntivi al mio controllo? I miei. Se il lavoro qui è terminato, sentiti libero di aiutare. Ti saremo grati se ti unissi a noi. Più occhi abbiamo, meglio è. Anche la più minuscola falla nel guscio che protegge il progetto Gemello Cenere potrebbe causare un disastro. Quindi i Nomai hanno creato il progetto Cenere. Qui ci dovremmo tornare. Hanno creato il progetto dei gemelli, ma per quale motivo? Perché hanno creato quel pianeta del sistema solare? Chi lo sa, obiettivamente. What the fuck? Ma? 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 Come cazzo vado giù? No! Non voglio! Ma mi spinge su. Forse è semplicemente... Esatto. Un ascensore. È semplicemente un ascensore. Oh, sbagliato. E mo? E mo sono quasi morto. Ok. Ma questo anello temporale starà per terminare. Quindi, nel senso... Molto intriposo come gioco. What? Ehi là! Ok. Questo non si sa. Lo so, capo. Porta pazienza. Porta pazienza. I Gaisa. Che cazzo di porca. Ok. Cosa è successo? Merda! Ok, oh, mi sa che stiamo morendo.
super novato nel puzzo. Ok. Ti dico... Bro! È il cannone sparasonda! Quello lì è il cannone che spara la sonda! Ok, ok. Ok. Cannone che spara la sonda. Ok. Oggi è il giorno del decollo. A proposito del decollo, stavo riflettendo che mi pare che la piattaforma di lancio con le navi sia vecchiotta. Il grande albero basterebbe. Bel tentativo. Grazie alla lampa di lancio va bene così. Va bene così, devi andare a tagliare il seme. Magari serve un nuovo portico o qualcosa del genere, uno bello grande. Quell'albero se l'è cercata. Se passi dalla luna, salutami Esker. Ma bro! Ma io volevo mandarlo a tagliare il coso! Quello che mi chiedo io è... La spara da un'altra parte stavolta la sonda, eh? Quello che mi chiedo io è... Che volevo dire? Perché loro ci fanno mantenere i ricordi? I nomai... Vogliono che noi, solo noi esploratori, ci ricordiamo le cose che impariamo. Perché? Perché con queste maschere? Perché? Perché? Non l'avevi capito, non preoccuparti, finora ha resistito tutti i colli, di sicuro reggerà anche al tuo. Oggi è il giorno del decollo, ok. Grazie, la lampa di lancio viene così. Bel tentativo, sapevamo tutti che ce l'hai con quella. Ah, ok, accidente. Magari serve qualche nuovo portico o qualcosa del genere. No, ragazzi, non riesco a fare in modo che lui vada a tagliare... Ad abbattere il seme. Mi serve qualcosa. Ah, beh, ma aspetta! No, nel senso che... Io mi ricordo che lì c'è il seme, quindi non deve ricordarselo lui. Devo essere io a ricordarmi della presenza del seme. Stai attento. Io devo capire di più di ste cazzo di statue. Sono la chiave di tutto, ste statue del merda. Miniere Nomai. Progetto gemello cenere. E inizia a farsi una mappa di cose da fare. È piuttosto ardua qua, eh. Ma la vera domanda è: la sonda dov'è? Ma la ancora meglio domanda è: che la sonda sia l'intruso?
Ma il fatto è che come scopri, cioè cosa atterro qua io? E mo? Attenzione, madame e messer. Attenzione. Che l'intruso è visitabile. Porca troia, c'ho un sacco di pianeti da esplorare, c'ho un sacco di roba da fare. Ehi là! Questo è problematico. Sembra che la cometa voglia sommergere di ghiaccio la nostra navetta. Se restassimo troppo a lungo in superficie, la navetta potrebbe scongelarsi del tutto. Se così fosse, non potrebbe essere richiamata a casa grazie al cannone gravitazionale sul gemello Braci? Sì, ma prima che qualcuno la richiami, l'esplorazione della cometa risulterebbe molto più difficoltosa senza l'assistenza della navetta. Forse non saremmo dovuti atterrare sul lato oscuro della cometa. Supponiamo che uno di noi resti a bordo della navetta per evitare che congeli e continuare a monitorare la superficie. Ritengo sarebbe saggio, Clary. Non è un problema per te restare qui. Io e Poke potremmo esplorare la superficie. L'intruso del sistema solare, che però i Nomai sono riusciti... Oh oh. Okay. No, no! Annuncio ritardo. Il treno dell'Alpe arriverà in ritardo a causa dei numerosi ritardi precedenti. Ci scusiamo per il disagio e per il ritardo. Ciuf, no! Ciuf. Signori, la nave è a 2 chilometri da noi, il carburante scarseggia, ma c'è un sogno, il sogno di... no. 2 chilometri, 2 chilometri e 100, 2000 metri, 1900 metri, 1007, 1006, 1005, 1003, 1100. Purtroppo fuori dalla nostra portata perché stiamo andando completamente alla deriva. Signori, meditiamo nel puzzo. E chi si è visto, dai. Gianni, grazie per il mese più importante che il secondo. Ale, grazie per il Prime. Benvenuto, spero che te la passi bene in questo puzzo canale. E Lopi, grazie per l'anno di compagnia. Assieme. Aspetta, Ok. Let's go, scheletzo, let's go, è così che si fa.
Allora, l'intruso, secondo me, mettiamolo momentaneamente da parte, ok? Mettiamolo momentaneamente di lato, che secondo me avrà bisogno di una tutta una sua esplorazione, ok? Anzi, fammi vedere se mi ha aggiunto qualche comando. Navetta ormai congelata. E appunto si collega. Bisogna capire come tutti i pezzi del puzzle riusciranno a stare assieme. Io direi che è il caso di continuare con Namech. E con Namech io intendo con Profondo Gigantesco. È obiettivamente la cosa più sensata da fare. Finiamo un pianeta alla volta. Peraltro, proprio fuori il Profondo Gigantesco vi sono i resti del cannone termobarico. Quindi, ipotizzando di volere provare a usare loro come... No, per loro non vi è pilota automatico. Pilota automatico c'è solo per i pianeti, sembra. Sembra, o almeno. Grazie Peppino il breve, grazie per i 10 mesi assieme. Un bacione enorme, Peppino. Perché fase terminata? Il cannone spara sonde, vedi? Ok. Allora, lei l'abbiamo esplorata. Mi sembra di averla esplorata quella navetta lì, no? Era questa? Sì, era questa. Con le meduse. Ok. Quindi conti... Bro. È la nave di quell'altro. Ma come gliela... bella domanda. Qui roba che ancora non posso leggere. E l'accesso alla grotta. Lui diceva che c'era un ingresso secondario. Certo, cazzo, è così che si fa, porca madonna. È così che si entra in una caverna. Cazzo. Ma quanto era semplice. Quanto era semplice. Porco Diaz, però. Molto bene. Statue Nomaia spam. Posizione anti-tornado. Ehi là. Yarrow, ti dispiacerebbe fare un passo indietro per permettere a Dazzi di avvicinarsi alla statua. All'avvenimento la statua sceglierà chi è più vicino. Visto come ha aperto gli occhi, significa che la statua si è abbinata con Daz. Ora, ovunque Daz si trovi nel sistema stellare, la statua registrerà i suoi ricordi e li invierà al progetto Gemello Cenere. È una scultura straordinaria. Ho di nuovo superato me stesso. E ora che il nostro primo abbinamento è riuscito, possiamo verificare il mio prototipo di archivio dei ricordi. Ogni statua invierà i ricordi di un Nomai alla sua unità di archiviazione a Gemello Cenere. Ogni unità di archiviazione sarà dotata di una maschera, la controparte della statua in grado di inviare i ricordi archiviati al corrispondente Nomai. Quindi a Gemello Cenere ci sono gli archivi circa. E questo è il funzionamento. Vedi? Nomai, statua e archivio centrale. Nomai, statua e archivio centrale.
E in questo modo riescono a prendere. Riescono a prendere tutto. Ok. Interessante. Gemello cenere. Proiezione. Ho sbagliato dato. Ho installato le maschere del progetto Gemello Cenere. Folx. Sono bellissime, anche se mi danno l'impressione di osservarmi. Queste maschere. Ho sbagliato tasto. È rassicurante sapere che le statue non si abbineranno fino alla riuscita del progetto, altrimenti immagino l'esperienza sarebbe difficile da sopportare. Idealmente si attiveranno esclusivamente alla riuscita del progetto, come misura di sicurezza. Però le statue si attiveranno anche in caso di guasto sull'attrezzatura. Davvero, e perché? Porca troia. Se qualcosa non va con il progetto Gemello Cenere, le statue e le loro maschere ci avvertiranno della situazione, permettendoci di intervenire con le riparazioni. Altrimenti potremo restare per sempre ignari del problema. Non ci ho pensato, sarebbe un destino davvero orribile. Ci avvertiranno della situazione, permettendoci di intervenire con le riparazioni. Le maschere del progetto. È rassicurante sapere che le statue non si abbineranno fino alla riuscita del progetto, altrimenti immagino che l'esperienza sarebbe difficile da sopportare. Quindi si sono. Il progetto è riuscito. Oppure, o il progetto è riuscito e per questo si sono quindi attivate perché il progetto è riuscito, oppure in alternativa qualcosa è andato storto e le statue hanno avvertito i Nomai di intervenire con delle riparazioni. Potrebbe essere che le riparazioni sono la stessa esistenza di questo loop, diciamo, temporale. Cioè loro sono riusciti a creare questo anello temporale che gli permette di agire in funzione di. Potrebbe essere un'idea. Per quanto strana, potrebbe essere un'idea. Potrebbe essere invece che banalmente il progetto Cenere, Gemello Cenere, ha funzionato e quindi si sono attivate. Purtroppo non ho visitato il Gemello Cenere ancora, quindi non posso sapere ancora delle cose. È molto intrippante come gioco, su questo me ne do atto. Eccoci. Quattro maschere dietro. Come se avessi sincato i miei ricordi con quelli di progetto. Si riempie d'olio e sono coppia, singolo e poi quattro. Attive sono però tre. Quindi 4, 5, 6, 7. 7 maschere. Attive 3, di cui una del quartetto, la singola e la coppia. Penso che sia importante arrivare a colmarle tutte. Wow! Sbloccata la tecnologia, la Metroidvania tecnologia. Molto bene. E abbiamo la shortcut per entrare. Di qua. Molto bene. Non so quanto tempo manchi alla prossima supernova, ma è meglio muoversi qua, eh. Anche perché qua stanno facendo casino i tornadi e... Wow. Cioè, la cosa bella di Blu Profondo qua è che quando arriva la tecnologia, arriva il momento Nova,
La gravità veramente lo distrugge questo pianeta, eh. Ho sbagliato, devo stare lì dentro, sì. Devo stare lì dentro. Merda. Mi ha fatto malissimo. Merda. Mi ha danneggiato tantissimo. Tantissimo mi ha fatto. Quindi semplicemente io le info le ho prese adesso. Io le info le ho prese, eh. Le ho prese. Ok, eh. Ok. Quindi qui noi... Aspetta. Devo capire come bypassare le correnti, ma lo scopro se vado su Rovo Mefistofelico. Beh, al volo andiamo da Gabbo, nella speranza che non mi crolli la supernova addosso. Minchia, ti dice anche la sua nave. Io credo che mi serva trovargli la nave, perché lui potrà fuggire. Sì, non sarà un bel atterraggio questo. Non sarà un bel atterraggio, me ne rendo conto. Ma il tempo è breve. Devo dirgli informazioni sulle... Ho aggiunto una parte interna della divisa della statua. E così nomai scolpivano delle teste di pietra per conservare i ricordi. Ci vedi nomai a fare una cosa del genere. Non so bene a cosa serva, ma mi sembra al loro genere. Pensi che le statue registrino i nostri ricordi? Perché rammento quella sulla spiaggia che mi guardava in modo strano. Deve essere anche lei la mia compagna di ricordi. Ho trovato il tuo poema quantico. Porca troia, è suo il poema? Quello che si trova nei boschi, ricordo di averne scritto. Piuttosto divertente. Credo che verranno fuori almeno 24 poemi. Voglio dedicarmi di più all'arte quantica quando smetto per le esplorazioni. Magari scolpendo una creatura che tipo salta fuori quando sei di spalle e ti fa prendere un colpo. Porca puttana, non fare una cosa del genere, sacco di merda. Ok. C'ho solo un dubbio. Si continua a parlare. Si continua a parlare di statua nella spiaggia. Si continua a parlare di statua nella spiaggia. Merda. In pieno uragano mi hai sparato. Ma io di stato nella spiaggia ancora... Vabbè, non importa, possiamo anche rimanere lì senza problema. Non so quanto abbiamo di questo loop ancora. Ma slacciamo le cinture un attimo. Dobbiamo andare a progetto gemello cenere. È il momento di muoversi da una prossima meta, ragazzi. Temo che... sia la cosa più logica. Gemelli. Secondo me sono gemelli. Perché... perché credo che servano. Peraltro... domanda, ma... riponi. Peraltro lì c'è anche... Boh, ma questo ispira un botto, però. A cuore lì... Aspetta. In che senso... No, raga, c'è qualcosa che non va. Questo è gabbro.
Questa è una fisarmonica. Quindi è qui lui. Ok. Unica domanda è: dove cazzo ho sparato quella sonda di merda? Devo provare a seguirla una volta. Vuoto fragile. Vuoto fragile è proprio un piccolo pianeta. Credo che io stia facendo un po' la fine del matto, vero? Ce la facciamo? Ragazzi? Adesso stiamo decelerando. 300 km da 0-300, adesso iniziamo ad andare in positivo. Magari andiamoci di qua, eh. Ma poi io dovrei esplorare anche il sole in qualche modo. Qua c'è un esploratore anche. Bello complesso l'atterraggio su un pianeta così piccolo, eh. Bro, mi hai rotto il cazzo. Bro, mi hai rotto il cazzo. Ma io devo seguire le frecce, tipo. Non ho capito come cazzo si fa. Come cazzo si atterra? Ah, ma è perché credo che il sole mi caghi il cazzo con la sua forza gravitazionale di puzzo. Ah, perché ha subito danni, ma vaffanculo. Ma questa meccanica che utilità ha esattamente? Cioè, oltre a quella di farti perdere qualche secondo di gameplay. Bene. Vai. Allineamento alla traiettoria di volo. Ok, 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 ok. Grazie Boldo per l'anno e mese più importante. Grazie a Disdoc per il mese più importante. E a Kjalla per i 5 mesi assieme. Per i 5 mesi assieme. Grazie, capo. Accensione retrorazzi. Cioè, seriamente c'è bisogno di retrorazzi che stiamo andando. Beh, 700 metri al secondo, effettivamente. Non ho fatto il pilota automatico perché sennò sarebbe impossibile giocare a questo videogioco, eh. Obiettivo mancato. Con l'autopilota, ho capito. Ma che è sta roba? No! Vabbè, dai. Più o meno. Minchia, ma è proprio collegato. Ma sono due pianeti appiccicati. Ma che roba strana. Gravità 0,6. Che roba strana. E devo imparare a leggere questi zerografici, questi porca troia! Però mi sa che stiamo per supernovizzare qua, eh. Il rosso inizia a essere un po' troppo rosso.
capsula di salvataggio. Cioè? Radiofaro d'emergenza, è successo qualcosa qua. Anche di brutto, temo. Dio buono. Ma? Ma? Che sta succedendo? Ma che si sta sciogliendo il pianeta? Merda, questo è più difficile. Eh sì. Si sta tipo bruciando il pianeta. O qualcosa del genere. Mi sa che... sta per spegnersi il mondo, che cazzo ne so. Vedi che continua a salire il livello di sabbia. Ma che senso ha? Le pietre non si sciolgono, Dio buono. Non c'ha senso. Bella domanda, ragazzi, qua. Veramente bella domanda. Questo però sembra interessante. Ma? Inizia a diventare rossa scura. No, non è il pianeta mio che si sta a scioglie. È quello lì che sta facendo problemi. È lui che deposita sabbia sulla superficie. Ma? Cioè stanno vomitando sabbia sul pianeta. Cioè, il suo gemello sta rovinando il pianeta base. Bro, questa è... bisogno di un po' di viaggi intergalattici qua. Anche perché... però siamo in prima fila per goderci la supernova. Questa porta dovrà rimanere chiusa per un po' di tempo. Pai e io stiamo lavorando a un esperimento basato sulle straordinarie scoperte fatte dalla stazione del buco bianco. Un aggiornamento laboratorio alta energia al momento utilizzato per la realizzazione del progetto gemello Cenere. Se volete collaborare o anche solo osservare, per entrambi i laboratori usate il sentiero che proviene da Città Ombra. Rami e io continuiamo questo esperimento finché uno di noi con l'esattezza dimostrerà che l'altra si sbaglia. Perciò anche se è scomodo, al momento è possibile accedere al laboratorio solo dalla Città Ombra. Anche il più piccolo granello di sabbia potrebbe alterare l'assetto dell'esperimento con conseguenze inimmaginabili. Sappiamo che è una prospettiva intrigante, ciononostante la porta deve rimanere chiusa. La sfera è rotta. Laboratorio alta energia. Non posso usare la tecnologia che conosco. Città Ombra, 300 metri. 300 metri quando non sono sotto... 200.000 kg di sabbia. Mi sa che sta iniziando la supernova, vero? È
quando c'è questa musica. Eccola qui. Si è scollegato il gemello. Porca troia. Signori miei, mettiamoci gli occhiali da sole. Ah, ho fatto i buchi nella toppa. Belli i buchi nella toppa. Mettiamoci gli occhiali da sole. Space gemello. Salviamo i nostri ricordi e depositiamoli là, dove siamo sicuri che non li perderemo mai. Per sempre. Allora amici, dopo 4 ore, secondo me, per questo primo episodio almeno della live, non penso sia uno per Twitch, per YouTube, direi che è giusto fermarsi qui. Brevi considerazioni prima di chiudere. Il gioco è obiettivamente molto, molto, molto intrigante e molto curioso e molto misterioso, veramente. Però è quel tipo di mistero ordinato dove ti senti di scoprire cose, sebbene scoprendone apri altri punti di domanda. È molto intrigante e io non so perché effettivamente adesso capisco cosa intende Tullis quando mi diceva che è bello vederlo perché ognuno parte da elementi diversi. E io infatti sono partito per esempio da... come si chiama? Dal tizio col flauto, quando magari uno parte dai gemelli, parte dalla luna, parte da una città, da un pianeta diverso. Ed è molto figo vedere come si riescono a ricostruire le informazioni partendo da punti diversi, perché poi la storia è la stessa. E magari ci saranno, sì, immagino, più finali in funzione di cosa decidi di fare e cosa no. Però è intrigante, decisamente intrigante. A me, per esempio, la cosa della statua mi ha ispirato. Sapevo che lui era quello più vicino alle statue, vado. Sebbene abbia totalmente ignorato, per esempio, il pianeta dove sono, la luna del mio pianeta, il sole, la cometa e tutti gli altri pianeti esistenti. Quindi nel prossimo episodio, sicuramente, che sarà giovedì sera, mi muoverò per i gemelli per capire di più, perché comunque i gemelli sono il punto dove i ricordi nostri vengono archiviati e sono curioso di vedere cosa se ne fanno, se mai me lo dicano, me lo andranno a dire, che poi mi rimbalzeranno a loro volta in un altro pianeta, ok? In un'altra zona. Quindi amici di Polymavod, fatemi sapere se vi è piaciuto. Oserei partire dicendo un stay VOD, stay outer, e di sicuro c'è tanto interesse e tanta curiosità. Al prossimo VOD, amori miei, e al prossimo video, amici di YouTube che supportate e seguite. Stay VOD, stay fuori dalle stelle.